Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ma guardi, io non ho fatto delle accuse a Giorgia Meloni, io ho risposto al collega che continua a parlare del blocco navale e ho fatto presente che il blocco navale è la battaglia politica. Beh, che diciamo ha che ha ricordato, però ha sottolineato lei un passaggio del passato di Giorgia Meloni rispetto a quando la Lega era al governo. Questo la Lega cosa ha sempre detto? Rifacciamo i decreti Salvini, blocchiamo l'accoglienza diffusa, smantelliamo il business delle cooperative che è quella dell'accoglienza diffusa, facciamo in modo che nella rete dell'accoglienza ci vada il migrante che ottiene il permesso di soggiorno, non il richiedente asilo, tutte cose che stiamo facendo, perché sono norme che sono state inserite nel decreto Cutro con emendamenti della Lega. Quindi se io guardo il programma della Lega, noi stiamo facendo esattamente sull'immigrazione quello che abbiamo promesso. Se si vuole attaccare sul blocco navale, dico solo che avete sbagliato indirizzo. Ecco, siamo una coalizione, ci sono tre partiti, il blocco navale era una promessa di qualcun altro, non della Lega. Tutto qua. Ma questo non significa che io sia contro Giorgia Meloni. Continuo a dire che con Giorgia Meloni condividiamo tutte le politiche che si stanno facendo adesso, che sono le politiche che si possono fare per contrastare il fenomeno. Poi, insomma, diciamo anche un'altra Senta, cosa. Però che quest'anno le posso fare una c'è una domanda. Situazione internazionale in Africa che non è quella degli anni passati. Certamente, domani sarà Niger, eccetera. Esattamente, questo è un grande tema, certamente, domani lo approfondiremo, tra l'altro avremo ospite Federico Rampini e parleremo di questo, però io volevo chiederle se, diciamo, la domanda è semplice, un po' anche d'obbligo, ma sarebbe stato meglio con Salvini ministro dell'interno? Era quella la sua naturale collocazione? Perché da quello che avete detto in tanti. Guardi, il ministro Piantedosi è stato comunque indicato dalla Lega, era uno stretto collaboratore di Salvini, quindi noi siamo assolutamente soddisfatti del lavoro che sta facendo il ministro Piantedosi. Poi, insomma, che Matteo Salvini inizialmente avesse intenzione di andare a fare il ministro degli interni, questo tutti quanti lo sappiamo, è un anno fa che ci furono le trattative, insomma. Poi non è stato possibile, ma non credo che Piantedosi stia facendo qualcosa che non va. Piantedosi sta seguendo esattamente quella che è la linea della Lega, quindi non penso che sarebbe stato meglio. Quindi comunque che sia uguale. Quindi è importante, sta seguendo la linea della Lega, quindi non dà un giudizio sulla regia delle politiche dell'immigrazione più da Palazzo Chigi. Non ho capito, scusi. Non crede che ci sia in tentativo, come lo vede, di gestire l'immigrazione più da Palazzo Chigi? Beh no, questo c'è, è stata creata una cabina di regia a Palazzo Chigi, quindi è certo questo tentativo. È stato tolto qualcosa a Piantedosi? Diciamo che è un supporto a Piantedosi, il Presidente del Consiglio ha deciso di fare così e noi appoggiamo il Presidente del Consiglio, ma allo stesso tempo le dico che Piantedosi, i provvedimenti che ha messo in campo sono provvedimenti assolutamente in linea con quello che dice la Lega. Sul decreto Cutro ha fatto delle modifiche che condividiamo, il nuovo decreto sicurezza che sta arrivando contiene norme che assolutamente condividiamo e sono nel programma della Lega, quindi Piantedosi è un uomo che, anche se non è un iscritto della Lega perché è un tecnico, sta comunque portando avanti una linea politica che noi condividiamo. È chiaro, lei mi dice se il segretario avesse fatto il ministro degli interni, il segretario è andato in un altro ministero dove sta lavorando su altre partite. No, l'ho detto in ragione delle dichiarazioni che sono arrivate dalla Lega, per quello ho fatto la domanda. Gianna Michele.